me ricordo. Mia sirena, non c'era rose e fiori, ma il manco i cantieri ne dava da lavorare. Ti turni a sirena, i colpi de Marteo. Allora, il cantiere è una realtà artigiana, in questa sede c'è un'attività artigiana e ce ne hanno più di una da almeno 100 anni. Sta scomparendo l'artigianato in senso generale ampio, e in particolare quello dei cantieri, che sta diventando servizi, stanno diventando più servizi i cantieri che vero cantiere. Cioè, diventano darsene ormeggio, ma continua a fare i lavori che si facevano anche 100 anni fa, perché ci sono qua, sono state restaurate barche che hanno più di 100 anni, e quindi continua una tradizione di lunga data, anche con piccole imbarcazioni della gente che vive qua attorno, lavora e restaura piccole barche, fa un servizio anche al quartiere, diciamo, se non a tutta la città. Un problema che ho io è quello che hanno avuto altri. Non sono tutelate queste attività qua, in nessuna maniera, sono solo tartassate di tasse, di problemi, di incombenze. È cambiata un po' anche l'utenza della città, per cui ci sono molte barche turistiche in plastica e i lavori sulle barche in legno sono sempre meno. Però diventano anche sempre più difficili, perché le barche sono sempre più vecchie e sempre più malandate. I colpi de Marteo faceva un bel bordello, ho tutto da per mai. Sega per mai re oggi, sega per mai avori, ora dai cantieri. Problemi più impellenti e più gravi che devo affrontare sono quello della messa a norma di tutte le attività del cantiere. Per fare queste operazioni, che sembrano facili, nel senso che basta comprare, ne so, un nuovo depuratore piuttosto che un nuovo filtro o cose di questo tipo, che sono facili anche se costose, il problema è che logisticamente bisogna rifare le sponde di tutto il cantiere, che è un lavoro molto impegnativo economicamente, bisogna rifare il piano di calpestio di tutto il cantiere, e per far questo ho già prodotto un progetto che è stato approvato. Parliamo di una spesa di circa un 500.000 euro. Allora, io in questo momento non ho un contratto, o meglio, avevo un contratto che doveva essermi rinnovato e non mi è stato rinnovato, adducendo una scusa che in parte è vera, che manca la riperimetrazione. Allora, questa mancanza della riperimetrazione impedisce di fare un contratto. La mancanza del contratto impedisce a me di fare un programma di lungo termine che mi possa permettere di investire i soldi che servono per fare i lavori di messa a norma. La mancanza della messa a norma mi mette in difficoltà quando vengono a fare dei controlli. E quindi questa è la situazione odierna, cioè un'impossibilità di programmare il futuro e quindi anche di sistemare tutto. Se questo si potesse risolvere, nel senso che un contratto, non so, di 30 anni con una cifra quasi simbolica, perché in cambio io sono disposto a fare i lavori del marginamento e quant'altro, si potrebbe risolvere la situazione anche velocemente. Però se qualcuno vuole che questa attività o questo tipo di attività permangano in questa città, bisogna anche fare qualche sacrificio, ma non, che poi non è un sacrificio, basta che mettano due timbri su quattro carte e alla fine è solo un problema di amministrativo burocratico, non è che sto chiedendo i soldi per fare i lavori. Allora, il cantiere a rischio chiusura, in quanto non essendo a norma, in questo momento non può fare alcuna lavorazione. Nello specifico non posso lavare le carie nell'imbarcazione, proprio perché mancano i sistemi di raccolta delle acque, i filtri e quant'altro. Non posso pitturare le imbarcazioni, perché mancano lo stesso anche là dei sistemi filtranti e di capannoni che chiudono, eccetera eccetera. E quindi in pratica un cantiere che non può lavare la barca, non può pitturare, può fare solo qualche lavoro di
di carpenteria in legno, insomma, oppure qualche lavoro all'interno, però qui le barche sono di una certa dimensione e sono sempre state fatte all'esterno. Qua nel 2008-2005 il magistrato alle acque, che è l'ente preposto, ex magistrato alle acque, insomma, aveva fatto un progetto di risistemazione dell'area e erano venuti anche da me a chiedermi cosa, com'era, doveva essere lo scalo, ho fatto delle modifiche, era anche finanziato dalla legge speciale, adesso non so da che finanziamenti era, è stato presentato da loro, però è stato bocciato il progetto alla sovrintendenza. Avendo bocciato la sovrintendenza a questo progetto, il luogo è rimasto quello da mo, per cui non c'è più stata la possibilità di fare adeguamenti di lavoro. Allora, ultimamente pressato da nuove normative in materia di tutela ambientale, ho dovuto di mia spontanea volontà e di mia spesa produrre un progetto praticamente quasi lo stesso che aveva fatto il magistrato alle acque, riportarlo alle varie approvazioni e fra le altre robe sono riuscito anche dopo 2 anni a farlo approvare dalla sovrintendenza. Quindi in teoria è come si può dire, fattibile la cosa. Mancano alcune piccole cose e abbiamo fatto i carotaggi per vedere cosa c'è sotto, adesso abbiamo fatto anche le misurazioni del suono per vedere quanto disturbiamo le case che sono qui dietro. Poi daremo inizio ai lavori, però io darò un inizio ai lavori un po' formale, perché ovviamente se non ho un contratto farò finta di incominciare i lavori, poi busserò alla porta di qualcuno e dice mi fate questo contratto a questo punto, perché ho fatto tutto quello che potevo fare, anche di più, adesso sta a voi amministrazione non impedire che questa attività muoia, insomma. Mindavo e aiuteca hai adorare da stucchi e dopo tanti stati. Attualmente sto attendendo, prima di bussare fortemente a varie porte, che venga concluso l'iter del condono edilizio, che mi blocca anche altre domande per la sistemazione dei locali, che comunque anche quelli oltre le rive hanno bisogno di sistemazione. Lei si appoggia a qualche consulente legale? Sì, ho un consulente legale ovviamente che sta cercando di mettere una quadra a tutta questa cosa e che spera di riuscire a convocare una conferenza di servizi appunto di vari enti per riuscire ad avere poi una risposta positiva, si spera. Per sensibilizzare i cittadini a questo problema io ho promosso una sottoscrizione di firme che è attualmente arrivata su cartacea, arrivata a circa 400 firme, attualmente devo ancora raccogliere le ultime. E contestualmente è stata anche messa su Change.org la stessa petizione, che mi pare che adesso siamo arrivati quasi a 2000 firme. Dopodiché io raccolgo queste firme e sinceramente in questo momento non so neanche a chi andargliele a mostrare o a dire guarda, ci sono 2500 cittadini o persone che sono d'accordo col fatto che questa realtà debba continuare. Ancora non ho capito qual è il mio personaggio di riferimento. Io lavoro oltre che per le barche di un certo tipo a remi, a vela, anche per la CTV ho lavorato e anche per Vestra, per cui è comunque una necessità di questa città avere dei cantieri che risolvano le emergenze piuttosto che altri problemi che hanno. Cioè, è innegabile che servono i cantieri, se dopo pensano che si possano spostare a Marghera, non lo so, non tutti potranno spostare la barca da qua a Remi fino a Marghera per farsela aggiustare, insomma. Quali sono le barche antiche che hai recuperato in questi ultimi anni? Allora, diciamo che il recupero più, diciamo, per me eclatante è la Nicopeia, che è un cutter arabico del 1901, che era in condizioni pessime e che sono riuscito a rimettere, non dico a nuovo, ma quasi. E dopo un altro bel restauro è stato il nuovo Trionfo, che è un vecchio trabacolo, che è l'ultimo credo rimasto a Venezia navigante,
e che posso dire sta navigando anche per l'impegno che ho messo nei restauri fatti nei vari anni, oltre che l'impegno dei proprietari, insomma. Dopo cosa abbiamo? E dopo ci sono un mucchio di restauri di topi, bragozzi, barche tipiche, sandoetti, cioè, meno eclatanti, ma alla fin fine fanno sempre parte della storia di questa città. Non è che perché sono grandi, più vecchi, meno vecchi, abbia poi alla fine un'enorme differenza. Fa più cine, una bella barca, chiaramente è più bella, però non è che abbia un valore tanto minore che aggiustare il sandoletto dei sette mari piuttosto che un'altra roba. Fa parte delle attività che bisogna fare per mantenere una città viva. Montagne di farina, di gaeggia va appena, bianchi come il pan. I silos c'era pieni di grasa e maturo, stucchi pien de oro. Quando è che è venuto fuori l'input di non poter fare più questo tipo di lavoro? Allora, diciamo che questa problematica è venuta da quando si sono insediati al Coletti i primi abitanti. Allora anche lì c'è tutto da fare, tutta una premessa. Qua il piano regolatore ha permesso, senza considerare che c'era un'attività artigiana all'epoca, non la mia ma insomma quella del mio predecessore, di un certo tipo, ha deciso che qua si poteva fare quello che si voleva. Qua non c'era, sembra che non ci sia mai stata un'attività più o meno artigiana, sì, ma anche quasi industriale, come problematiche di piccole dimensioni, ma insomma barchi in ferro, sabbiature, eccetera eccetera. Non l'ha considerato, è diventato un pezzo di città. Pochi anni dopo hanno dato, cioè pochi anni fa poi fra le altre robe, hanno fatto diventare un istituto tecnico, una serie di appartamenti, hanno fatto insediare delle persone. Chiaramente queste due, diciamo, attività sono poco compatibili. O meglio, cioè non si capisce perché poi uno debba decidere che gli dà fastidio vedere un cantiere dalla finestra o sentire che i rumori che sentite anche qua, insomma, certo, io devo dormire il pomeriggio, c'è un cantiere sotto, non dormo, però non è che sono venuto qua io a disturbarti, sei tu che sei venuto a dormire sopra il mio lavoro, voglio dire. È un problema di amministrazione del territorio questo qua, che non è mai preso in considerazione questo piccolo pezzo di città. Perché a me un'alternativa a questa posizione, a questo posto, non mi è ancora stata proposta, nessuno mi è venuto a chiedere se sono disposto a spostarmi, che tipo di cantiere ho bisogno, che tipo di posto ho bisogno, per cui sembra che della mia attività non interessi niente a nessuno. Bianca d'orso duro, con altro maeficio, bondico tonificio, ineo caserà.